Io ringrazio tutti gli intervenuti e dalle parole che ha detto l'amico, il consigliere Giuseppe Pollicino, è stato chiaro a tutti che ha in qualche modo non solo condiviso ma anche proprio, come dire, sposato interamente molte delle cose che noi abbiamo sempre detto e sempre pensato. Ma perché? Perché con Pino Pollicino abbiamo iniziato un percorso politico assieme in Consiglio Comunale, perché per l'omogeneità, noi non ci dobbiamo nascondere, per l'omogeneità politica che noi abbiamo nel nostro DNA politico, abbiamo seduto accanto nei banchi del Consiglio Comunale. La preoccupazione mia era quella che, pur avendo una coalizione forte, fatta da 6 liste, sarebbe mancata in questa coalizione la costola della destra, la costola della lista di Nello Musumeci, rappresentata dal consigliere Pollicino, per quel tipo di percorso politico che abbiamo fatto assieme, che abbiamo condiviso sin dal primo momento. E allora questa sera per me è un motivo di grande soddisfazione, e Giuseppe Pollicino ha fatto comprendere già a tutti che ha le idee chiare anche lui, ha le idee chiare come tutti quelli che rappresentano questa coalizione. Sono state dette parole importanti, non solo da Pollicino ma dagli altri, e mi riferisco al panorama politico che in questo momento si sta cominciando a delineare in questa competizione elettorale. Noi abbiamo iniziato questo percorso politico, Giuseppe, attraverso un'apertura a tutte le forze sane della città che avevano a cuore un'alternativa e avevano al cuore il cambiamento della città. Le forze che hanno sposato questo progetto politico e la mia candidatura non hanno fatto altro che prendere coscienza di quello che voleva la città. La città voleva il cambiamento. E allora questa consapevolezza e questa coscienza, come è stato detto più volte questa sera, ha prodotto un passo indietro. Oggi c'è qualcuno che fa un passo avanti in politica, ma noi invece riteniamo che in politica si debba fare un passo indietro per poter stare tutti assieme e per poter costruire un progetto politico che sia un progetto che è volto alla salvaguardia degli interessi dei cittadini lentinesi. E allora abbiamo iniziato un percorso e abbiamo anche, come dire, reciso in determinati momenti anche un cordone ombelicale. Ora, è bene che queste cose si ricordino. Io provengo da una lista civica e sono stato molto vicino all'ex sindaco di Rentini Neri. Questo progetto politico nasce da una rottura di impostazione politica con l'ex sindaco di Rentini e l'ex leader di Rinascita Leontina, Nello Neri, il quale in questa sala nel 2014 aveva aperto il dialogo in vista delle elezioni amministrative del 2016 al Partito Democratico. Questa era una cosa che noi, insieme a Pino, insieme agli altri colleghi, non potevamo permettere. Noi non possiamo essere eletti in rappresentanza di una lista che si considerava alternativa al Partito Democratico, scoprire che il Partito Democratico ha rappresentato e rappresenta e prodotto il fallimento della città di Lentini e poi aprire un dialogo politico con quella forza che ha certificato e causato il fallimento della città. Qualcuno dice in questa campagna elettorale: chi è stata la causa del fallimento non può rappresentare la soluzione del fallimento. Siamo noi la soluzione del fallimento. E questo qualcuno che lo dice, guarda caso, proviene da costole della sinistra. E sospettiamo che alla base del ragionamento politico che c'è per questo qualcuno ci può essere anche l'intesa con alcune parti del Partito Democratico. E allora questo panorama politico diviso in 3, che ha bene rappresentato il consigliere Pollicino, fa sorgere, come dire, il dubbio ed il sospetto che votando un finto nuovo si possa rifinire dalla padella alla brace.
qui a Lentini, chi non ha avuto mai niente a che fare e chi non intende avere mai niente a che fare con coloro i quali per 20 anni hanno ridotto la città nello stato in cui tutti la state vedendo, siamo noi, siamo qua dentro. E l'adesione del consigliere Pollicino, e di questo mi pregio, al progetto politico lo dimostra. Lo dimostra perché? Perché se noi facciamo i conti, caro consigliere vacante, del fronte politico consiliare di opposizione, dal quale questo progetto politico nasce perché il suo candidato sindaco è un candidato espressione di un consigliere di opposizione. È lì che è nato il mio percorso politico, dentro quell'aula e nel dibattito politico di opposizione contro le forze insane di questa città. Se ci fate caso, noi qui dentro, in questa sala, e li voglio nominare, abbiamo 7 consiglieri comunali. 7 consiglieri comunali, perché io sono un consigliere comunale, Pollicino è un consigliere comunale, Rosario Vacante è un consigliere comunale, dietro alla sala c'è il consigliere Galatà, il consigliere Inzerro, c'è il consigliere Mirisola, e se non vado errato i conti sono già fatti, Ciro Brancato, scusate, mi sono dimenticato il consigliere Brancato perché non lo vedevo qui presente, ma è lì, c'è il consigliere Brancato, che rappresentano insieme a me e a Giuseppe Pollicino e hanno rappresentato in questi anni il fronte dell'opposizione. Si è praticamente creata oggi in questa sala quella che è, come dire, il fronte vero dell'opposizione a questo Partito Democratico, e questo è uno dei più grandi motivi di soddisfazione. Questo è un progetto politico organico, è un progetto politico strutturato. E noi non abbiamo vergogna di dire che siamo amici dell'onorevole Prestigiacomo piuttosto che dell'onorevole Vinciullo, piuttosto che dell'onorevole Bandiera e adesso dell'onorevole Nello Musumeci. Noi ci pregiamo di questo, perché a differenza dell'onorevole Scavone, senatore Scavone, il senatore Scavone che rappresenta insieme a Enzo Reale la forza dei popolari per Lentini, perché con Enzo Reale ho un rapporto consumato da tanto tempo e che ho avuto l'onore di incontrare proprio nella sede di Enzo Reale qualche sera fa, è uno di cui noi ci pregiamo di avere la amicizia politica. Scusa Enzo, la stavo dimenticando per la seconda volta. Lombardo, sì, certo, dell'MPA. Detto questo, ci pregiamo di questo, ci pregiamo perché a differenza di quello che qualcuno ha voluto dire in questi giorni, questo progetto politico, scusate, questo progetto politico non è eterodiretto, questo progetto politico non è diretto da Lombardo o da Vinciullo o da Stefania Prestigiacomo, perché altrimenti noi saremmo usciti con i simboli dei partiti, perché tutti i rappresentanti dei partiti vogliono avere il loro simbolo all'interno della coalizione. In questa coalizione simboli di partiti non ce n'è. Perché? Perché noi abbiamo voluto comunicare che questo progetto politico, anche se può godere del patrocinio e dell'amicizia di questi eminenti amici, è un progetto che nasce a Lentini, è un progetto che nasce a Lentini per i lentinesi. E qualcuno che va a dire nelle proprie conferenze, nei propri incontri politici, noi risolveremo il problema dell'arancia bussando le porte. Come, scusa? Tu dici che non vuoi avere nessun tipo di eterodirezione politica, però poi vai a bussare le porte. Cioè ti contraddici e dai ragione a noi. Perché noi non ci vergogniamo, perché sappiamo che Lentini, come qualsiasi altra città, è una città, non è che è San Marino, onorevole Bandiera, Enzo, non siamo San Marino. Lentini è una città che fa parte della Repubblica Italiana e quindi in quanto tale è inserita nel contesto istituzionale di questa Repubblica. Il contesto istituzionale di questa città la vede incastonata in un sistema di autonomie locali che dalla più piccola, che è quella del comune, si riflette poi alla più grande, che è quella dello Stato. E ci sono i rappresentanti che sono eletti dai cittadini, mica questa gente li ruba i voti.
Io non ho visto gente che mira le mitragliette per dire vota a me o vota a qualcun altro. Io ho seguito, caro Pino Pollicino, l'intervento di Nello Musumeci nella presentazione che hai fatto tu. Non mi ricordo che tempo, quando eravamo, prima di dicembre. Dicembre. Esatto. Nello Musumeci, che naturalmente avremo ospite qui, come spero che avremo anche Raffaele Lombarda, Scavone e gli altri amici, Nello Musumeci spiegava una questione semplicissima e diceva: ci accusano a noi politici di essere ladri, a tutti i politici, ci accusano di essere ladri, ma i primi ladri, visto che io sono eletto per 30 anni e come me tanti altri politici vengono eletti per 30 anni di fila, sempre gli stessi, allora i primi ladri siete voi, chi li ha votati. Non funziona questo discorso, c'è la buona politica e c'è la cattiva politica. Noi rappresentiamo e vogliamo rappresentare la buona politica, quella politica che a Lentini latita e non c'è più. E non perché, e lo voglio ribadire questo concetto, perché noi siamo dell'area moderata, che non è così, perché esistono in questa coalizione anime provenienti dal centro-sinistra, mi riferisco a Enzo Di Castro che è qui presente, mi riferisco a Renzo Vinci qui presente, mi riferisco ad altri soggetti qui presenti, non in quanto forze politiche di sinistra, ma in quanto forze politiche, o meglio classe dirigente, che ha certificato, che ha condotto la città alla situazione in cui siamo. Noi rappresentiamo l'esatto opposto. Ed il percorso politico che abbiamo fatto è stato quello di grande apertura. Non è che si arriva a caso, non si arriva a caso a creare una coalizione con 7 partiti, con 7 liste, con 7 movimenti civici, dietro ai quali, vi garantisco, ci sono strutture, strutture politiche, strutture di partito. Non è casuale la presenza di Edi Bandiera qui. Qui ci sono strutture politiche, questo è un progetto politico tutelato, coccolato, lo vogliono da lontano. Lentini deve cambiare, Lentini non può più stare sotto l'egida del Partito Democratico che l'ha ridotta in questo stato. E allora c'è una forte presa di posizione, esistono forze sindacali che tra le forze sociali sono le più rappresentative, caro Mario, che sono in questo progetto politico. Mi riferisco a Giovanni Condorelli, che non è presente perché a Roma, proprio perché rappresenta è un segretario confederale dell'UGL, il quale non è presente solo perché si trova a Roma per motivi di rappresentanza sindacale. Questa fa sì che questo progetto politico nasce proprio perché vi è stata da parte di tutti la volontà della massima condivisione e apertura. Chi non è qua dentro e chi non riuscirà a condividere il nostro progetto, vi garantisco che lo fa solo per personalismo. Anzi, vi dico di più. Il candidato sindaco del Movimento Ora era un soggetto politico che avrebbe ben potuto far parte di questa coalizione, al quale progetto non ha voluto aderire, perché siccome l'area moderata, provenendo lui dalla sinistra, perché lui è un soggetto che è stato eletto nel PD, sbaglio? È stato consigliere comunale del Partito Democratico, ha sostenuto e votato Mangiameli nel 2006, ha sostenuto un progetto diverso, sempre di sinistra con il SEL, ma noi lo avremmo accolto in questa coalizione perché abbiamo condiviso con il consigliere Bosco delle esperienze consiliari di opposizione, che lui ha condiviso, perché vi garantisco, e se c'è qualcuno che mi può smentire, andiamo a prendere tutte le iniziative consiliari, dove la prima firma è sempre la mia, o tutta più quella del consigliere Pollicino, perché tutte le iniziative consiliari dell'opposizione sono state scritte nel mio studio. È vero Giuseppe Pollicino? E il consigliere Bosco al massimo le ha condivise, ma di iniziative non ne abbiamo viste. Ciò non di meno, avevamo in mente di iniziare con lui un percorso politico,
e non ci saremmo vergognati di avere accanto una forza di sinistra, perché, lo ripeto, questo è un progetto politico che non vuole avere un colore politico, ma che ce lo ha perché i suoi aderenti hanno una casacca politica. Avevamo detto al consigliere Bosco: aggregati a noi. È l'unica forza dell'opposizione che non ha voluto aderire a questo progetto. E non ha aderito perché, siccome l'aria moderata che rappresentiamo noi qua dentro, come vedete, è molto ampia, lui il candidato sindaco qua dentro non l'avrebbe fatto mai. Lui il candidato sindaco qua dentro non l'avrebbe fatto mai. Si doveva accontentare di fare un passo indietro, come in modo molto elegante e saggio dal punto di vista politico ha fatto oggi il consigliere Pollicino. Scusami, non mi sei capito. Aspetta. Perché il consigliere Pollicino, piuttosto che la figlia dell'amico Enzo Reale, giovanissima e con delle esperienze e con dietro anche un'esperienza più importante di quella che ha fatto lei stessa in consiglio comunale, avrebbero potuto candidarsi a sindaco anche loro, ed il loro progetto politico non avrebbe avuto niente da invidiare a quella del consigliere Bosco. E allora l'unico motivo per cui questo re sole, che io ho definito re solo, è solo quello che non ha avuto l'umiltà per questa città di fare un passo indietro e proporre la grande coalizione di salute pubblica che doveva vedere fuori solo il Partito Democratico. E allora io ringrazio, e lo faccio col cuore, e lo faccio con l'anima, tutti coloro i quali, a vantaggio di questo progetto politico, hanno voluto fare un passo indietro, perché con questo hanno dimostrato alla città di avere a cuore le sorti di questa città, di mettere da parte i personalismi. Vi garantisco che nei politici questo atteggiamento di umiltà è molto raro, perché i politici hanno un unico difetto, quello di voler essere protagonisti, fa parte del carattere. Ed è il motivo per cui molti politici sono leader. Quindi chi ha voluto fare un passo indietro e si trova oggi qui a costituire questa grande coalizione, di cui io mi onoro di essere rappresentante, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità che va premiato, e va premiato con lo sforzo di chi ci deve votare, con lo sforzo dei cittadini, con lo sforzo di noi che dobbiamo far comprendere ai cittadini quale tipo di percorso, quale tipo di sacrificio è stato creato dal punto di vista politico, quale dibattito democratico si è consumato nelle stanze di questa città, e di questa coalizione, per proporre alla città ciò che di meglio la città aveva da proporre. E allora, detto questo, io ringrazio i nostri amici e coalizzati. Faccio un piccolo passo indietro e vi parlo di questo, perché i cittadini sono il cuore della democrazia. Noi ai cittadini dobbiamo dare conto di quello che abbiamo fatto prima e di quello che andremo a fare dopo. Allora, per fare questo, noi, caro Tiziano, riteniamo che il modo migliore per parlare con i cittadini sia quello di scendere per le strade e di parlare ed avere un contatto umano, quello di toccare le mani, di stringere le persone, quello di cui parlava Francesca poco fa, e cioè è quello di dare conforto, perché noi che li rappresentiamo a questa gente, alla nostra popolazione, ai nostri concittadini, ai nostri amici dentinesi, lo dovresti mettere in silenzio, Sappo. Ai nostri amici dentinesi vogliamo solo ed esclusivamente, dobbiamo trasmettere quella sicurezza, la sicurezza che chi li vuole rappresentare sia in buona fede, e la buona fede non si racconta, la si trasmette con il contatto, con il dialogo diretto. Ciò non di meno, viviamo in un'epoca in cui
ogni canale per poter arrivare al risultato. Ne parlavamo, Nino Pulvirenti, qualche tempo fa, qualche giorno fa, ed è stato il motivo per cui abbiamo, come dire, cominciato a creare dei progetti, ed è questo uno dei progetti che in questa campagna elettorale vogliamo lanciare e che deve rimanere anche dopo la campagna elettorale, è quello finalizzato ad avere la massima apertura ai cittadini. Non possiamo tralasciare nessun canale di comunicazione, non possiamo rischiare di perdere neppure un elettore, perché se questa volta non riusciamo a prendere la città, a vincere questa campagna elettorale, il rischio è grandissimo. Quindi non lasceremo nulla di intentato. Allora, per non lasciare nulla di intentato, andremo incontro a quelle che sono le esigenze di classi sociali che in questa città noi vogliamo valorizzare, i giovani. E abbiamo pensato di realizzare un blog. Lentini parla, il blog che ascolta, che ha qualcosa da dire. Questa è un'iniziativa mediatica che ha l'ambizione di iniziare, di mettere in comunicazione il cittadino con questa coalizione, di mettere in comunicazione i cittadini e coloro i quali pensano di essere un domani amministrazione di questa città. Io vi garantisco, non ho preparato nulla come ragionamento e come discorso, ma chi è che veramente sente nella sua passione quello che deve dire, lo dice poi spontaneamente, abbraccia e senza pensarci, perché le cose devono venire spontanee, altrimenti non ha senso. Noi non siamo artefatti, noi siamo veri. Allora, questo blog è il primo passo per avere da parte dei cittadini e per far comprendere a una classe, quella dei giovani, che siamo vicini a loro e che vogliamo sentire quello che loro pensano, che vogliamo ascoltare quelli che sono i loro desideri, i loro problemi, le loro necessità, ben sapendo quali sono i loro problemi, le loro necessità, i loro desideri. Lo sapete perché? Lo sappiamo, perché noi viviamo in questa città, perché noi siamo giovani e anche noi abbiamo avuto e abbiamo anche ora le necessità, i desideri e le aspettative che ha ogni lentinese che ama questa città e che non la vuole lasciare e che vuole rimanere in questa città. Ciò non di meno, ripeto, questa è un'attività le cui potenzialità dal punto di vista tecnico e tecnologico non sarò io a spiegarle, perché c'è chi si occuperà di questo blog. Io infatti lascerò la parola a Tiziano Iapichello, il quale brevemente spiegherà quelle che sono le implicazioni e i contenuti tecnici e tecnologici di questa iniziativa, che vuole essere un forum della città con i cittadini lentinesi. Grazie. Grazie Stefano. Prego. Vorrei fare solamente due precisazioni, anzi una precisazione e una riflessione, Stefano. Prego, prego. La precisazione: io non mi sono mai candidato a sindaco, Stefano. E anche se no, lo avessi detto, fatto, l'avresti potuto fare. L'avrei dire. Potuto fare. E anche se l'avessi fatto, di fronte alla tua candidatura, avrei fatto un passo indietro. Questo te lo posso garantire. Poi l'altra è una riflessione che facevo poco fa mentre tu parlavi di qualcuno che ha fatto l'opposizione assieme a noi e che è stato invitato a far parte di questa coalizione, ma non ha voluto fare parte di questa coalizione perché non si poteva candidare a sindaco. Non credo sia per quello, Stefano. Io credo che questa candidatura nasce da altro. Nasce da un accordo con un partito democratico che è impresentabile alla città di Lentini. Questa candidatura nasce dai discorsi più antichi che si sono fatti nella città di Lentini. Questa candidatura non è una novità. Questa candidatura è un film già visto. Qua mi taccio e non ne parlerò più perché a mio avviso non merita più una sola parola. Bravo. E vi posso dire ormai, e concludo, che assieme a Stefano Battiato, ve lo dico col cuore, cambiare si può, però
proviamoci assieme, dobbiamo essere tutti a volerlo questo cambiamento, dobbiamo essere tutti ad andare fuori e il 5 e il 6 giugno dobbiamo portare tutti i nostri amici e tutti coloro che sono stanchi di questo modo di amministrare alle urne e dobbiamo portarli lì per votare in primo luogo Stefano Battiato e poi il consigliere. Perché se Stefano Battiato non ha il nostro sostegno, il fallimento non è di Stefano Battiato, ma è di tutti noi. Grazie. Bravo, bravo.